Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video di Formula 1 2020, signori miei. Il nostro Papa Maullo oggi si rimetterà la guida della monoposto per cercare di ottenere quantomeno un risultato migliore in Bahrain rispetto alla prima gara in Australia, in cui ci siamo ritirati sia nelle qualifiche che nella gara. Abbiamo fatto jackpot, proprio peggio di così non si poteva fare. Speriamo di riuscire a fare un poco meglio. Allora ragazzuoli, prima di partire con tutto, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, comunque trovate il link in descrizione. E se volete fare delle donazioni per aiutare il canale a crescere, potete sempre farle tramite il link che trovate in descrizione e tramite l'applicazione facile che trovate. Detto questo, ragazzi, prima di partire col video, io per onestà con tutti quanti, rispetto a tutti quanti, io raga vado un attimino a modificare qualcosa, ovvero frenata assistita mettiamo basso, signori miei. Così vediamo di avere magari un poco più di aiuti. E allora, impostazione gameplay. Ecco, mettiamo 60, raga. A livello di difficoltà mettiamo 60. In modo tale che partiamo da qui, diminuiamo un po' la difficoltà perché devo prenderci effettivamente la mano, raga. E se ogni volta che andremo a punti, noi alzeremo il livello di difficoltà, diciamo, di un punto. Quindi la prima poi diventerà 61, poi 62, 63 e così via. Fatto questo, signori miei, lì abbiamo salvato, lì abbiamo fatto tutto. Andiamo al Gran Premio di Bahrain e partiamo con il video. Ok, siamo nel nostro paddock, diciamo, nella zona operativa della Maullo Racing. Andiamo un attimino a vedere qua come siamo combinati. Allora avremo prove libere, console coperto, prove libere, tenta le qualifiche di notte, ovviamente perché il campione di Bahrain si guida di notte, e la gara sembrerebbero 2 notti tranquille, niente pioggia, niente pericoli. Quindi ragazzi, io vado a farmi le qualifiche, le prove libere. E quando viene un giro per andare a prendere per prendere dimestichezza con la pista, mi faccio un giro che voi non vedete, farò off camera, e poi ci vediamo noi direttamente per le qualifiche, raga. Ok, signori miei, siamo alle qualifiche. Allora, io ho fatto le prove libere. Diciamo che non è andata male. Questa volta è complicato riuscire a seguire il percorso e riuscire a centrare i paletti. La sessione che abbiamo scelto noi, che dobbiamo centrare i paletti, è un po' complicato. Però diciamo che non è andata male. Adesso andiamo con le qualifiche, raga. Il tentativo è unico, speriamo questa volta di riuscire a fare un buon tempo. Gradirei già un buon passo avanti sarebbe riuscire a completare il giro delle qualifiche, considerando che in Australia siamo andati a sbattere a muro perdendo qualsiasi tipo di possibilità di qualificare, di fare un buon tempo. Allora, siamo in Australia, durata 19 giri, vabbè, sì, dai, andiamo, non perdiamo tempo. Ok, ci siamo, raga, ci siamo, carichi, carichi. Allora, abbiamo la macchina, sì, abbiamo la macchina, il DRS è già aperto. Ok, stiamo calmi, dobbiamo semplicemente riuscire a fare un buon giro. Un buon giro, dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Ok, la prima curva è andata bene. Anche qua siamo usciti bene, ok. Attacchiamo il DRS, bella così, ok. Vettel è davanti a noi, non ce ne frega niente di Vettel, raga. Noi non puntiamo al primo posto. Noi già riuscire ad arrivare fra i primi 15, ecco, già i primi 15 già sarebbe tanta roba. Riuscire a centrare. No, 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 no. Porca miseria, ho tagliato male quella curva. Vabbè, dai, 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 siamo calmi, siamo calmi. Fernatona. Occhio che ci sono due curve pericolose in questo Gran Premio. Ovvero questa. Tienila dritta, tienila dritta. Siamo 19esimi attualmente, raga. Attualmente siamo 19. Questa e questa di qua, raga. Questa curva è terribile. Questa curva, se non la fai bene, è come se perdi qualsiasi possibilità di andare bene, praticamente. Ok, DRS attivo. Dai, siamo 20esimi. Siamo 20esimi. Siamo 20esimi. Bisogna vedere il confronto con il mio compagno di squadra come sta andando. Dai, 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 tienila, tienila, bello così, dai, 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 tienila, vai così. Questa l'abbiamo fatta bene, questa l'abbiamo fatta bene. Frena, frena, tieni la macchina, dai, 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 siamo usciti larghi, siamo sulla ghiaia, dai, così. 19esimi, 20esimi, siamo 20esimi, dai, vabbè, dai, raga, ce la possiamo fare, dai, 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 io credo in te, Maullo Racing, io credo in te, Maullo, dai, dai, così. Dai, e tira la giusta. 19esimi, fammi aprire il DRS. DRS, dai così. Quando abbiamo chiuso? 19esimi forse, raga. Dai, 19esimi non è male. Considerando che in Australia. 19esimi, dai. Raga, siamo gli ultimi arrivati. Abbiamo la macchina più brutta del mondo. 19esimi non è male, non è male. Vabbè, giri completati, va bene. Esperienza, bla bla bla, ok. Andiamo a vedere un attimino. Hamilton ha fatto 1:30 e 3, ok.
Noi abbiamo fatto 1.33, 3 secondi più lenti. E il nostro compagno di squadra, raga, visto che è giapponese, visto che noi siamo interisti, mi avete suggerito nei commenti di chiamarlo. Nakatomo, quindi ecco che Matsushita è impronunciabile. Quindi Nakatomo, Nakatomo è arrivato 21esimo, il nostro Naga. Un altro Naga, ecco, Nobu, come lo possiamo chiamare? No, non ci interessa. Comunque 21esimo, siamo davanti alle due Williams, almeno io sono davanti alle due Williams. E il nostro compagno di squadra, mi serve un soprannome per il compagno di squadra, raga, il coreano, no, il coreano no, il giapponese, il nipponico. Dai, abbiamo incrementato qualche cosa interessante, non si sa nulla. Va bene così. Andiamo in gara, raga, che la vedo parecchio male. Ok, ci siamo, raga. Siamo in pista, siamo 19esimi, no, 18, no, 19esimi, sì. I nostri tecnici stanno controllando tutte cose, assetto gara, parco chiuso, non possiamo toccare nulla, va bene così. Andiamo in gara, raga. E come finisce si racconta, dai, belli carichi, come si faceva a partire? Tieni premuto. E ok, devo lasciare la X, ok, la nostra pressione è la X. Dai, lasciala, bello così, dai, la partenza è buona, dai, bruciamoli. L'importante, raga, è portare la macchina a fine gara, cercare di fare meno danni possibile perché i danni li pago io. Oh, stanno frenando. Frena. Mamma che frenata. Bello. Allora, l'inserimento è buono, raga. L'inserimento è buono. Siamo ottavi. C'è bandiera gialla. Dai così. Avvertimento per collisione con Albon. Raga, che partenza paurosa. Siamo ottavi. Bella così. Bella. Sì, passa. Non ti preoccupare. La Red Bull ci sta. La Red Bull ci sta. Però noi rimaniamo dal lato della curva migliore della corda. Va bene, dai, raga, ok. Siamo noni, raga, siamo partiti, ricordo a tutti che siamo partiti 19esimi, siamo 10 posizioni sopra la nostra posizione di partenza, quindi dico qualsiasi risultato da adesso è ben accetto. Dico, dai, è così, dai, tienila in pista, porca miseria. Dobbiamo pensare alla nostra gara, raga, dobbiamo pensare alla nostra gara. Le due curve difficilissime sono questa e quella di prima. Ok, stavolta l'abbiamo fatta bene, bella così, dai, accelera. Me dai il DRS, dai. Non lo posso accendere il DRS. No, devo aspettare 3 giri per accendere il DRS. Calma. Vai, vai così. Occhio fisso sulla Red Bull, occhio fisso sulla Red Bull, raga. Occhio fisso sulla Red Bull. Non perdiamoci quella Red Bull, raga. Il nostro obiettivo è stare su quella Red Bull. Chi è? Albon. Dobbiamo tenere Albon davanti a noi. Albon fisso davanti a noi. Perché se perdiamo di vista Albon è finita. Se perdiamo di vista Albon è finita, raga. Dai, così, dai. Bella così. Giro veloce di Hamilton, che ha fatto 1.33. Va bene, non ce ne frega niente. Quanto abbiamo di distanza da Albon? Un secondo e uno. E Adesso se... sei nella se top 10, continua così. Stai zitto, brutto portatore di Iella. Dobbiamo pensare a noi, dai, bella la frenata, grande che la teniamo in pista, dai che non mi scappa Albon, bello così, manteniamo il secondo, se riusciamo a tenere questo distacco, è fatta raga, è fatta, bello che io ho detto che se arriviamo nella top 10 io aumento il grado di difficoltà, cioè noi in qualifica abbiamo fatto schifo. E noi già siamo. No, perché questa curva la faccio così male? Ma porca di una paletta ambriaca. Stai calmo. Oh, stai calmo, fai bene questa. Bello così. Già dalla prossima gara noi dovremmo alzare il livello di difficoltà di un punto se arriviamo. Ma che vuol? No, visto, questo. Quello mi distrae e ne facciamo le cretinate. Stai dietro. Chi è? Perez. Mamma mia, abbiamo perso la Red Bull davanti a noi. E ci ha attaccato Perez. Ma quello mi parla mentre io sto a fare le curve. Dico io, ma sono l'ABC della tua scuola. Mai distrarre il conducente. Mai distrarre il conducente. Questo mi parla mentre io faccio le curve. Ma vi rendete conto? Ma chi l'ha assunto a questo? Ma chi l'ha assunto? Io no, di sicuro. Io che sono il capo, non ricordo di averlo assunto a questo qua. Come si chiama poi? Alex. Dai, calma. Abbiamo un secondo e 9. Abbiamo perso. Abbiamo perso i comodi della Red Bull, dobbiamo riavvicinarci, dobbiamo stare attenti a quelle due curve, porca miseria. Bella, questa l'abbiamo fatta bene. Ho toccato il freno una volta di troppo, mannaggia. Meno male che non c'è il DRS, raga, meno male che non c'è il DRS. Usciamo fuori dalla traiettoria, così quello non mi prende la scia. Ecco, a posto. Perfetto, siamo letteralmente fregati, raga. DRS abilitato. E noi siamo letteralmente lontani dalla Red Bull per poter sfruttare il DRS, ma pericolosamente vicini alla macchina che ci segue per farci fregare col DRS. Dobbiamo fare un giro bellissimo, raga. Dobbiamo cercare di fare un giro perfetto. Per cercare di distanziare un attimino
i nostri inseguitori diretti. Bella, così falla scivolare. Bravo, dai, dai, dai con l'acceleratore. Dai, che questa Maulo Racing sta andando bene. Dai, così. Tienila, tienila, tienila. Bella, questa volta l'abbiamo fatta bene. Vai sul cordolo e posizioniamo la curva. Dai, 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 dai. Facciamo bene questa. Bella, così. Dai, 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 dai. Apri, 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 apri. Ok. Stiamo calmi. Occhio che ci avviciniamo alla zona di DRS. Non sbagliamo questa curva, se no è finita. Non sbagliamo questa curva, se no è finita. Dai, dai, dai. Bella, così. Dai, così ti attacchi. Ti attacchi Perez, non mi superi, io mi levo dalla traiettoria così tu non mi puoi prendere il DRS. E andiamo, raga, andiamo, andiamo, andiamo. Tecniche di difesa e dove impararle. Bello così. Dai, 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 che il mio sci... Bella, l'abbiamo fatto bene questa curva, raga. Dai, che c'ho nel mirino la Red Bull. Dai, che c'ho nel mirino Albon. No, 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 no. Non ci posso credere, non ci posso credere, raga, no. Una gara perfetta, non ci posso credere. Ma che cavolo è successo? No, era una gara perfetta, era una gara perfetta, raga. Come si cambia l'inquadratura? E fino a lì ci potevo anche stare. Perché mi sono ritirato? Che... vabbè. Va bene, va bene, va bene. Seconda gara terminata così, raga. Almeno siamo riusciti a fare due giri. Ritiriamoci dalla sessione. Abbiamo detto che non ci sono replay, raga. Deve essere un campionato diretto. Quello che succede, succede. Come nella realtà, potevamo portarci dei punti a casa. E invece, peccato, stavamo andando bene, raga. Stavamo andando veramente bene. Stavamo andando veramente bene. Mannaggia, speravo di portare dei punticini a casa. E invece niente. Vediamo cosa è Mannaggia. cambiato nella classifica piloti. Lewis Hamilton Vediamo dove è arrivato Nagatomo. Nagatomo è arrivato diciottesimo. Come pilota del giorno. Siamo stati gli unici a ritirarci davanti alle due Williams e davanti all'Alfa Tauri. Peccato, peccato, raga. Bella gara che però. No, bella gara che però è finita male per noi. Potevamo arrivare magari a prendere un punticino, invece non ci siamo riusciti. E vabbè, ragazzoli, è andata così, è andata così. Avremo dei successi più avanti. Avremo dei successi più avanti. Purtroppo ci sta, raga. Ci sta. Ah, bene, le interviste mi mancavano. Controllo il tuo compagno. Hai perso contro il tuo compagno. Hai avuto molta sfortuna. Non credo, ho tirato fuori la vera potenza del nostro motore. Non si tratta di sfortuna, semplicemente la nostra auto è leggera come una piuma. Dovrò imparare anche a guidarla meglio. Il reparto dell'AIO se ne accorgerà. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? Non l'ho fatto apposta, ma la macchina non era abbastanza agile per evitarla. La macchina era un po' consumata e quindi era imprevedibile. La mancanza di carico era un po' consumata. Ciao zia, ci vediamo prossimamente. Al prossimo Gran Premio. Oh, ma ha sorriso! Che carina! Io mi ritiro dal Gran Premio e questa mi sorride. Ma che c'è ridi? C'è sta a ridere. Perfetto, va bene, va bene, va bene così. Fama della scuderia. Oh, sta incrementando. Ok, piano piano stiamo salendo. Piano piano stiamo salendo. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo totale danni. Ci abbiamo speso un sacco di danni. Meno male che c'è il nostro Naga che porta la macchina a casa praticamente sana e salva. Noi la distruggiamo ogni Gran Premio praticamente. Però lui per fortuna la porta sana e salva a casa. E va bene, e va bene, e va bene. Certo, ti lascia un amaro in bocca quando fai tanto per fare bene e poi praticamente stavamo pure recuperando su Albon, ma porca miseria, siamo riusciti a... Mamma, che nervi che mi vengono, raga, che nervi, che nervi, che nervi, che nervi. E va bene, è andata così. Allora, risorse settimanali, bla 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 bla. Allora, attività, come ci andiamo in attività? Riempi automaticamente, ok, così ci pensa lui e non è un problema per noi. Scusami, qua non ci possiamo mettere questo? No, sì, boh, non lo so. Lo ha riempito lui da solo. Messaggi. Ok, niente di interessante. Andiamo a vedere se possiamo fare qualcosa qui come ricerca e sviluppo. Prestazioni RS in corso. Impatto minore, giovedì 26 marzo. In fase di sviluppo, in fase di sviluppo. Quando, che giorno siamo noi? Ok, vediamo se arrivano le componenti, raga. Andiamo avanti col. Oh, perfetto, sono arrivate le nuove componenti. Ok, fermi tutti.
Siamo in buona posizione al momento, possiamo attirare la sua base. Che cosa stai di che stiamo a fa schifo? Andiamo un attimino a come si apre il. Queste sono tutte sane, sì. Strutture. Come si apre l'albero? Panoramica, struttura. Ricerca e sviluppo. Resta in costo per stazioni. Apriamo l'albero. Allora. Proprietà di questo che cos'è? Sistema di accensione. Ok, costa 500. Oppure qui sotto cosa possiamo fare? Questo cos'è? Piano principale ala posteriore. Ok, se no questo flap alla secondaria. Ok, invece qui sopra resistenza. Possiamo fare o resistenza ice 1 oppure resistenza turbo. Però non è meglio che. Prima, invece qui noi ancora non possiamo fare nulla, giusto? Telaio, niente. Perché non abbiamo ancora migliorato la struttura. Ok, allora scusatemi, io vorrei andare in aerodinamica e andiamo a fare questo di qua. Sviluppa, sviluppa. Sviluppa, entro il 15 aprile. Va bene, va bene, va bene. Così miglioriamo questo di qua. E poi ci è rimasto qualche punticino per fare motopropulsione. No, andiamo su resistenza. Possiamo fare questo? 685, 525, sì, ice o turbo, dai col turbo, dai così, sviluppa miglioria, impatto parte minore, ok, andiamo a migliorare comunque ancora la macchina. Detto questo ragazzuoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Qua non possiamo fare nulla, vero? Telaio, fondi insufficienti, 2,5, fondi insufficienti, fondi insufficienti, fondi insufficienti, niente da fare, non possiamo fare nulla. Niente da fare, non possiamo migliorare niente. Guida, selezione, torna alla panoramica. Personale, non possiamo fare niente perché soldi non ce n'è. Cioè, forse qualcosina la potevamo fare, ma qualcosa forse la potevamo fare. 1 milione di spese guadagnate dal vostro secondo pilota, mentre la legge niente. Qui possiamo fare qualcosa? No, sono tutti fondi insufficienti. Qui possiamo fare qualcosa? No. Va bene, ragazzi, allora detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo. Mi dispiace per questo secondo Gran Premio praticamente che è andato a farsi benedire. Il prossimo Gran Premio sarà in Vietnam. Non ho mai corso qui, quindi preparati a un altro ritiro senza problemi. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella, raga. Ciao.